Consapevolezze che il premio ha incontrato nel suo percorso, due o tre che io ricordo, una si chiamava Merini, quando è venuta a Ostia, l'altra si chiamava Spaziani e così di seguito. Ha sempre portato fortuna, abbiamo sempre ragionato, come dico io, forse con l'ombelico, a giudicare le poesie lette, anche io rido, quindi dovrei essere poeta, secondo questa, anche senza avere l'idea della comicità. Forse sarò pure clown, perché piango senza avere l'idea della tragicità. Oppure dice lei che siamo in base a tutti uomini e donne, incapaci di disegnare parole nuove. Se io dovessi disegnare parole nuove, per lei, in questo libro che si chiama L'amore ma fatto fragile, dovrei dire che in effetti c'è un percorso d'amore che è intrigante. Cioè, è intrigante dal titolo, vedi che secondo lei dice che l'amore l'ha fatto fragile, ma il libro secondo me invece è una forza che la fortifica, cioè lei gioca. Mi riferisco a Stefania Battistella. Prego. Prego di venire. Ci raggiunge qui. Poi, così vi rendete conto quanto è vecchia questa ragazza. Vecchissima. Ciao, una giovane promessa. Allora, Stefania, tu sei nata al nord. Noi abbiamo parlato di sud stasera, quindi tu sei nata al nord. Da quanto tempo stai a Roma? Poi passiamo al libro. Da circa un anno e mezzo. Un anno e mezzo. Allora, com'è nato L'amore mi ha fatto fragile? L'amore mi ha fatto fragile è nato semplicemente mettendo assieme dei lavori che inizialmente erano nati senza un perché, sono stati scritti e messi da parte. Poi ho visto che man mano c'è stato comunque un filo conduttore e quindi perché non metterli insieme? Ho visto che funzionavano bene e quindi man mano gli abbiamo dato un senso. Io se avessi indicato la prima, a me piace molto l'ultima, che anche se è sotto forma, perché quel pesce di aprile ultimo è abbastanza significativo, abbastanza che potrebbe proiettare, dico io, abbastanza e basta. Abbastanza e basta. Abbastanza e basta. Io lo considero una partenza, poi vediamo. Questo primo pesce d'aprile come pesce d'aprile. Hai scritto un altro libro, come pare, sì, o no? Sì, sì. Hai scritto un altro libro, quanti anni fa? È uscito l'anno scorso, però era già pronto, da circa un paio d'anni. Il bambino era già nato, sì, quindi sì, poi sì. L'hai portato nella culla dopo. Esatto. Ha messo nella culla. Senti, l'impatto col pubblico grosso di questo volume com'è stato fino ad oggi? Perché so che hai già fatto delle presentazioni. Probabilmente io spero che noi abbiamo il merito di darti come premio il primo, così un giorno magari i miei nipoti, se continuano il premio, o i nipoti della Martucci, se lo continueranno, diranno che eredità che c'hai stato. Come io ho detto che questo premio è stato attraversato dalla Merini, dalla Spaziani, per rimanere nel settore donne, ecco, che braccia e auguri, gli uomini sono tantissimi che hanno un po' tutti quei personaggi che, come hai ascoltato, che hanno scritto per Aloise prima, sono tantissimi di loro, hanno attraversato in 41 anni questo premio. Senti, che significa per te? Che cosa vuol dire un premio? Che cosa potrebbe dire per te, significare? Un premio vuol dire innanzitutto che probabilmente stai nella strada giusta, cioè ognuno di noi magari si può immaginare un percorso davanti a sé. È un po' come quando i ciclisti fanno queste gare in bicicletta e passano sotto ai traguardi. Diciamo che ricevere un premio è un po' uno dei tanti traguardi che ti fa capire, ok, se vuoi davvero fare una cosa del genere, se vuoi davvero scrivere, probabilmente stai nel posto giusto. Quando un ragazzo diceva c'è qualcuno che comunque l'ha letto il libro, no? È già una cosa, dare un premio significa che una commissione delle persone hanno letto il libro hanno riconosciuto la verità del libro. Ma oggi per te giovane
la poesia, se tu dovessi tuettare sulla poesia in poche parole, che cosa rappresenta per Un tweet sulla poesia. te? Sì, quello che voi scrivete con poco, quanto 140 mi pare che è il limite, io non lo so, perché Addirittura, già te lo ricordo. non l'ho mai fatto, è 140? Che ne so. Io non lo so. È esperto ormai lui, è Sì. per lezione Un quasi di pischello. Twitter, Facebook e quant'altro. Come si scrive, che cosa scrivereste sulla poesia? Termine poesia, due punti. Stefania Battistella. Poesia, due punti, verità assoluta. Solo se verità assoluta c'è finzione nella poesia. Ci può pure essere finzione nella poesia, ma la finzione contiene verità. Contiene Spiegamelo questo perché io una verità nel certa senso età. che una persona quando è consapevole di dire una cosa che contiene della finzione, anche quello è un tipo di verità, finta, ma comunque è la verità della finzione questa. Senti Stefania, dei poeti letti, meno Peppe Costa, chi è che preferisci? Meno Peppe Costa perché sareste di parte, perché lo conosci, siete amici, quindi meno levando di mezzo Peppe Costa, qual è il poeta al quale hai fatto riferimento negli anni? Devo dire che è proprio Alda Merì, l'abbiamo nominata, però ho dei dubbi ultimamente, perché vedendo un attimo il panorama dei poeti, Non è che l'ha sostituito con Costa, no, Alda Merì. io non so, no, non l'ho proprio No, sostituito, perché ti però. stavo dicendo se hai amato la Merini nel momento della pazzia o prima, ecco perché ho voluto precisare. Ma no, credo che la Merini sia abbia un modo di scrivere che comunque chi l'ama, l'ama Sempre, lo comunque. stesso, che ci sia pazzia oppure no. Però insomma, qualche dubbio ce l'ho. Io invece ho una domanda, posso credere intanto questo libro? L'amore mi ha fatto fragile, eccolo qui, lo riprendiamo, edizione Tauma. E a Stefania l'amore l'ha fatta fragile realmente nel percorso della sua vita, sebbene così sia giovane, insomma, sebbene così. Alcune volte sì, perché comunque se prendiamo in questione l'amore verso qualcosa, verso qualcuno, nel momento in cui questo qualcosa o qualcuno si trova in difficoltà, magari non funziona, tu che provi questo amore ti senti a disagio, ti senti male, quindi in questo senso l'amore fa fragili. Sei riuscita con la poesia a confortarti di delusioni d'amore a volte? Mi sono sfogata tantissime volte prendendo un pezzo di carta oppure, Violentandola. esatto, come ha detto qualcuno, violentando un pezzo di carta. E poi alla fine mica sempre quegli scritti vengono considerati, insomma, sono poi di valore, perché alcuni sono sfoghi che vengono Certo. scritti e poi restano lì, altri invece che sono delle piccole chicche. Senti Stefania, ti avvicini a quel leggio lì e fai ascoltare ai nostri amici qualche poesia. Vai, mentre tu vai, io invece la leggo come prosa, per dire che non la leggo tutta, leggo soltanto la prima parte. Tutti quei professori qui presenti o altrove dovrebbero insegnare vita, non solo parole vuote sempre presenti all'appello. Tutti quei genitori qui presenti o altrove dovrebbero essere accorti, essere più grandi dei figli. Non muti pali della luce o fili scoperti con pistole ad acqua, così di seguito. Questa è la chiusura di questo amore fragile, che poi in fondo potrebbe non sembrare una poesia d'amore, ma se si legge tutto diventa una poesia d'amore. Prego. Coro solista. Non lasciatemi sola, mai, davanti a un foglio bianco. Potrei spaventarmi, diventando di colpo analfabeta, rendendomi inabile alla vita. Un suono senza voce sul ciglio dell'espressione, incapace di camminare. Figuriamoci poi se fossi capace di fuggire. Sto talmente bene qui, tra falsi nomi e cordialità. Ho tanto da scrivere e segnare, mai da sola però, sono troppo piccola, verrei sovrascritta con nomi più gonfi d'aria. Anima fumosa che ingloba e varia la sua forma, disegnando tutte le altre.
suscettibile al tocco che si accarezza o spara, ma le si deve riconoscere la capacità tutta di trasformare se stessa in qualunque forma la circondi. Mai ferma, mai zitta, sempre rotonda e onda, travolge vestendo di parole ogni bacio inespresso, regalando possibilità di esprimere ciò che per natura solo zitto e muto si può trovare. Come quel fiore si chiude la notte, alcune mie bandiere scompaiono in mancanza di luce. Questo sembra bastare a far tremare la terra e così, naturalmente, provvede a corazzarsi quando il buio e l'oscurità schizzano sull'erba come il mercurio sul marmo, seminando rocce antimissile. Come fiori che nascono fra muri, quelle bandiere di pietra non sventolano né proteggono, ridotte a un unico bersaglio di umane oscurità, margherite che ormai restano chiuse anche di giorno. Vuoi leggerla tu, Stefania, per chiudere primo aprile? Primo aprile. Tutti quei professori qui presenti o altrove dovrebbero insegnare vita e non solo parole vuote, sempre presenti all'appello. Tutti quei genitori qui presenti o altrove dovrebbero essere accorti ed essere più grandi dei figli e non muti, pali della luce o fili scoperti con l'epistola d'acqua. Tutti quegli amici qui presenti o altrove, quelli che fanno concorrenza ai fantasmi, forse addirittura più banali della stupidità che portano in giro, sorrisi vuoti e finti, presenti solo altrove. Tutti quegli idioti, qui presenti o altrove, che si contentano del divulgato, la verità è palese, ma come ciò che sta sotto agli occhi, anche lei è ben nascosta, rendendo saggio ogni stupido dotato di bocca. Tutte quelle credenze, mie, tue, loro, degli altri, che attingono sempre allo stesso pozzo, ma si fanno la guerra perché hanno la faccia diversa ma hanno lo stesso culo. Tutte quelle persone che si arrabbiano senza saper fare altro, costituiscono un gruppo di emarginati che prima o poi scoppierà, sporcando di verità tutto ciò che sta intorno. Spero solo, lo spero davvero, che questo, o quel che vuole essere sia, scoppi in fretta e imbratti chi è solo carta bianca, scarabocchiata di primo d'aprile. Bene, siediti ancora, andiamo a chiudere. Io credo che questa sia la dimostrazione, contrariamente a quanto prego il maestro Serafini, se si accomoda al pianoforte, così facciamo finta che in diretta non lo siamo, vai, accomodati per chiudere poi come vuole, leggendo qualcosa, come abbraccio. Vogliamo. Abbraccio, sì. Leggendo qualcosa, sì. Ma io non posso leggere dopo i premiati, quindi diremo qualcosa, parlo, vado a braccio come si faceva una volta al Caffè Fassi a Roma, dove da folli, da ragazzini andavamo, qualcuno diceva una parola e noi dovevamo inventarci delle poesie. È successo tanti anni fa al Caffè Fassi di Roma, questi famosi caffè letterari che purtroppo non esistono più. Io colgo proprio l'occasione di questa giovane poetessa, oltre ad averle augurato affettuosamente di fare il percorso delle persone che abbiamo citato, io dico che proprio lei, proprio leggendo questo libro, io ho capito la falsità di un ultimo critico, che non faccio il nome per non fargli pubblicità, che dice che in fondo la poesia oggi è morta. Non è vero. Io penso che è falso affermare che la poesia ha perso l'interrogativo, perché in questo mondo noi l'abbiamo sostituito con il sostantivo. Non è vero. L'interrogativo rimane, e questa è la dimostrazione. Rimane anche nell'amore, nella fragilità di un amore che poi non è fragile, e poi lei stessa ha spiegato che in fondo questa fragilità, che cos'è? È un interrogativo? No. L'amore mi ha fatto fragile? No. L'amore l'ha fatto fragile, punto.
Ma fragile, secondo me, qui significa forte. Ha un significato diverso, il contrario. Questo libro racconta il contrario del titolo. Infatti è intrigante, perché ci si aspetta di leggere una fragilità anche nelle parole, no? La ragazza, il giovane, che volete che scriva? Tutto fragile, tutto movimentato. Si diceva prima col dottor Lo Castro, parlando di qualcuno che sa girare le parole bene, però in fondo non dice nulla. Io vedo che qui c'è anche una ricerca forse filologica, ma c'è. Una ricerca in molte poesie ci sta veramente, però è un piacere. Anche in quest'ultima, che io ho voluto che lei leggesse, dove sembra che non ci sia la musicalità, dove pare che non esista musicalità, ma invece no, perché lei la musicalità l'ha sostituita con dei contenuti, con un'accusa. E se la poesia può essere anche questa. E non mi puoi dire che il primo d'aprile è fragile, perché allora, Malavella chiude questo tuo libro. Io invito gli altri, spero di averti anche in trasmissione, dove si può parlare, magari ci confrontiamo con altri giovani, che è bello poterlo fare. Stefania, complimenti. Io ti voglio dare la targa, ma da Ottonino, così te la consegno ufficialmente a lui, visto che ti ha fatto anche un buon auspicio per il tuo futuro, certo, da poetessa. Certo. Auguri tantissimo, però io ti prego di alzarti un attimo, anche se non siamo in luce perfetta, e desidererei chiamare qui vicino a me come sorpresa Peppe Costa, e ripetiamo, lo dico per chi ci ascolta, qualcosa che è successo a Cinelan del 30 giugno, dove lui ha avuto il premio La Cultura, e io ho voluto chiamare te per essere vicino a quel premio, per ufficializzare il tutto. Poi per chi capisce capisce, ma intanto io lo faccio. Grazie a questo splendido teatro che ci ha ospitato e abbiamo registrato questa chiusura del Premio Internazionale Città di Ostia. Ci vediamo, Dio piacendo, il prossimo anno per la 42esima edizione del Premio Internazionale Città di Ostia, la premiata, l'ultima premiata dell'anno di poesia La Battistella, e noi siamo felici di questo, come per Pietro Loise e come per Nazionale Martelli. Viene Maestro Serafini, lo ringrazio. Affettuosamente. Grazie a tutti, al prossimo anno, grazie.